Voi sapete cos'è un anagramma? No. Un anagramma è un gioco che consiste nel trovare una parola all'interno di un'altra parola, semplicemente modificando l'ordine delle lettere. Vi faccio un esempio. Prendo la parola liceo e nella parola liceo trovo la parola cielo. Ecco. È chiaro cos'è un anagramma? Sì. Bene, girate il foglio davanti a voi. Guardate la prima parola. Cercate l'anagramma. Quando lo trovate, alzate la mano. Ma è troppo. Hanno fatto troppo presto. Bene, gli altri? Cercate. Ma stiamo cercando. Beh, abbassate la mano. Allora concentratevi sulla seconda parola. Quando l'avete trovata, alzate la mano. Ma non l'abbiamo già trovata. È troppo strano. Stanno barando. Dimenticate le prime due parole. Ci sto prendendo in giro. Guardate la terza parola. Quando l'avete trovata, alzate la mano. Ah, è impossibile. È impossibile. Ecco qua, basta così. C'è una spiegazione. Infatti, vi ho dato due liste differenti. A questa prima metà della classe qui ho dato delle parole molto facili. A voi qui ho dato delle parole impossibili. Le prime due non hanno anagrammi. Fungo, maiuscole, non funzionano. E per questo non avete trovato neanche la terza, anche se era la stessa, per entrambi i gruppi. Perché è successo questo? Come vi sentivate mentre cercavate la terza parola che era esattamente la stessa? Ero arrabbiato. L'ho odiato. Volevo andarmene. Beh, è normale. Ci si arrende al fallimento.